fosse stato qualcuno del PD ministro delle finanze in questo periodo di grande crisi economica, dove purtroppo bisogna fare anche dei risparmi perché i soldi sono quelli che sono, bisogna comunque ridurre le spese e contenere i costi. Ecco, Beh, un guardi, partito moderno come il PD al governo, dove sarebbe andato a è tagliare? doveroso rispondere a questa domanda, ma ci arrivo. Prima dicendo una cosa, non ci saremmo trovati nelle condizioni di trovare d'improvviso 24 miliardi di euro, questa è la cifra di luglio. Fino a qualche mese, settimana prima, Tremonti aveva detto non ci saranno proposte, manovre correttive, non c'è bisogno, poi improvvisamente c'è stato bisogno di 24 miliardi di euro. Vero? Dico tre cose per dire perché non ci sarebbe stato bisogno di quei 24 miliardi di euro. Appena arrivati a governare, loro hanno fatto due operazioni, ognuna del costo di 3 miliardi di euro. La prima è stata l'ICI su tutte le case, prime case, noi l'avevamo tagliata al 40%, è stata tagliata l'ICI, eliminata l'ICI anche a chi ha un reddito di 300 mila euro l'anno, non lo chiedeva nemmeno, 3 miliardi. Seconda, la suicida operazione all'Italia Air France. 3 miliardi di euro messi a carico dei contribuenti per vedere poi quello che sta succedendo, che alla fine l'Italia finirà in Air France ugualmente, dopo averla pulita dei debiti. 6 miliardi buttati via, buttati via. In questo decreto loro hanno recuperato parzialmente una norma che si chiama tracciabilità dei pagamenti, che sembra una cosa tecnica. Provo a spiegarla. Se si paga in contanti, in nero, è facilissimo, non resta traccia del pagamento. Se tu sei costretto sopra un certo importo a pagare o con un assegno o con la carta di credito o con un bonifico bancario, resta la traccia del tuo pagamento, quindi non puoi più evadere perché c'è la prova. Noi avevamo messo una norma che sopra una certa cifra diversa a seconda del tipo di pagamento dovevi pagare in quelle forme. Appena eliminati, di resto avevano preso solenni impegni, l'hanno eliminata. L'hanno reinserita adesso. E con un limite molto alto, 5.000 euro, Dieci. scrivendo nelle tabelle che la reintroduzione di quella norma porterà 9 miliardi di entrate in più l'anno. Allora non c'è bisogno di essere dei geni invidiati da tutto il mondo come il ministro Tremonti per capire che se reinserendola dicono che porta 9 miliardi all'anno, averla tolta per 2 anni significa avere regalato 18 miliardi di euro all'evasione togliendoli agli italiani. E 18 più 6 di prima fa 24. Non ci sarebbe stato bisogno di questa manovra correttiva e avremmo fatto la giustizia di non regalare agli evasori, come invece abbiamo regalato con lo scudo fiscale, che è l'altra vergogna di questo paese, perché lì sono rientrati 94 miliardi di euro che non erano dell'artigiano o del commerciante, erano grandi capitali prodotti illegalmente, quasi sempre dalla criminalità, rientrati pagando il 5%. E chi è stato talmente scemo da tenere i propri capitali in Italia ha pagato il 35, il 40, il 43%. Rientrati, pulite tutte le conseguenze penali, garantito l'anonimato, pagato il 5%. Quello è l'altro regalo agli evasori. Quindi siamo arrivati lì per questo. Come avremmo trovato adesso costretti quei 24 miliardi? Primo, l'abbiamo detto nei nostri emendamenti, chiedendo un contributo aggiuntivo a quelli che hanno fatto rientrare i 94 miliardi, un 5% in più, oltre a quello che hanno già pagato. Ed è più corretto in una situazione di crisi chiedere a chi ne ha tanti Quindi sia uno rispetto a scudo chiedere, fiscale, ma più caro, più in oneroso. questo caso avendolo già approvato per legge, chiedere una quota aggiuntiva, un'aliquota aggiuntiva. Secondo, trasferire la gran parte del prelievo fiscale dal lavoro alle rendite fiscali. Non parlo dei piccoli risparmiatori, ma parlo dei grandi rendite fiscali. Terzo, fare una politica giusta di taglio del spreco nella spesa pubblica, avendo il coraggio di scegliere. Non facendo un taglio omogeneo dappertutto, per cui tu tagli allo stesso modo la sanità, il funzionamento di un ministero o di un ente locale, ma facendo delle politiche di taglio dove si individua, prendendosi la responsabilità, come ogni politico deve fare, di decidere dove tagliare, non facendo un taglio omogeneo a tutti che colpisce chi non ce la può più fare e colpisce meno invece chi potrebbe dare di più. Quindi, per esempio, reintroducendo una patrimoniale, una tassa sul reddito, pagare chi ha più soldi? Una tassa sulle rendite finanziarie, penso che in questo caso sia più giusto in un momento Sui di capitali? difficoltà chiedere alle grandi rendite finanziarie piuttosto che al lavoro. Penso che sia giusto e penso che sia possibile farlo anche togliendo i risparmi degli anziani che hanno i BOT o i CCT.
Bene, senta, volevo cambiare leggermente argomento, fanno cenno che ho ancora soltanto 20 minuti. Siamo a Torino, città della Fiat, abbiamo parlato del lavoro, di un mondo globale che sta cambiando, quindi anche la Fiat, che ormai opera anche negli Stati Uniti e non soltanto si trova a competere sui mercati mondiali. Lei, per esempio, come avrebbe votato al referendum Marchionne di Pomigliano d'Arco? È facile chiederlo a uno che non era nella situazione drammatica di uno di quei lavoratori. Ed è anche facile rispondere. Io avrei votato di sì, comunque, avrei votato a favore dell'accordo. C'è quindi la necessità di cambiare il rapporto che c'è oggi fra chi lavora e chi è datore di lavoro? C'è assolutamente bisogno di cambiare. E peraltro, anche se non si cambia, cambia completamente il mercato del lavoro. Siamo in un mondo globale in cui la competizione non è più all'interno dello stesso paese. Un'azienda può andare da un paese all'altro, va dove ci sono le condizioni migliori, più vantaggiose. Si delocalizza e quindi bisogna capire che siamo in un mondo nuovo in cui non si possono affrontare più nemmeno il rapporto tra imprese e lavoratori con le stesse identiche regole del secolo passato, perché è cambiato il livello della competizione, non è più una competizione interna ad un paese, ed è un po' quello che dice anche Marchionne. Allora io li vorrei distinguere due cose: una cosa è il caso dei tre lavoratori, lì c'è una sentenza che va rispettata e quindi diciamo è un caso specifico su cui non ci devono essere dubbi. Ci sono state da ultimo le parole del Presidente della Repubblica che mi sembrano molto chiare e condivisibili da tutti. Detto questo, c'è bisogno di un po' di coraggio, non si può soltanto difendere e dire dei no. E io penso che sarebbe molto utile se quello che sta facendo Marchionne, da una parte, naturalmente pensando agli interessi di un'azienda, e quindi sono gli interessi di una parte, lo facessero anche i sindacati dall'altra parte. E penso, lo voglio dire anche rischiando di essere sgradevole, in una stagione di grandi cambiamenti, perché sono grandi cambiamenti strutturali nel rapporto fra imprese e lavoro, non solo in Italia, lo vediamo in tutti i paesi del mondo, è la globalizzazione che ci porta lì. Ci sarebbe bisogno di un sindacato che sia in grado di fare dei passi avanti, contemporaneamente stabilendo con molta chiarezza e compattezza dov'è il confine tra accettare dei cambiamenti e non mettere in discussione dei diritti inderogabili dei lavoratori. E questo lo può fare solo con forza un sindacato unito, che sa quando è il momento di dire di no, e quel no ha un peso, e sa anche quando è necessario avere il coraggio di dire dei sì. Per questo trovo che, siccome le idee camminano sempre sulle gambe degli uomini, trovo che in questo momento ci sia una responsabilità precisa di chi guida i sindacati. E penso che Bonanni, Epifani e Angeletti dovrebbero mettersi intorno a un tavolo, guardarsi in faccia e dirsi con molta lealtà e molta chiarezza che la qualità dei rapporti personali tra di loro, o anche la differenza di strategie che ci può essere su singoli punti, non può essere una cosa che impedisce in questo momento l'unità sindacale, perché l'unità sindacale è l'unica cosa che può garantire insieme i diritti dei lavoratori rispetto alle imprese, contemporaneamente facendo quei passi avanti che sono indispensabili, accettando le condizioni di un mondo che è completamente cambiato. E se lei potesse essere una mosca sul muro di questa stanza dove questi tre leader sindacali si dovrebbero incontrare, quali proposte concrete farebbe, per esempio, per la trattativa che è in corso adesso fra la Fiat e la dirigenza Fiat, tra i lavoratori Fiat e la dirigenza? Beh, direi che, come per esempio sulla vicenda di Pomigliano, bisogna stabilire con chiarezza quali sono i diritti dei lavoratori che non possono essere messi in discussione, penso per esempio allo sciopero, ma contemporaneamente in un mercato del lavoro che è completamente cambiato, dove ci deve essere un po' più di flessibilità, perché se no succede, Marchionne fa notizia perché parla a nome di una grande azienda, ma ce ne sono molte altre che non vanno sulle prime pagine dei giornali, ma che decidono di localizzare la propria azienda in un altro paese o in un'altra regione, in alcuni casi in cui hanno molti minori problemi, e quindi penso che un po' di coraggio di cambiamento serva. Ecco, lei non ha